Assessore Stefania Ceccarini, per parlare di queste nuove iniziative per la celebrazione della Virgo Fidelis. Abbiamo rimpostato tutto quello che era una programmazione, un programma per quanto riguardano le iniziative delle commemorazioni delle feste nazionali, quindi 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, nell'ottica di sicuramente di un piccolo risparmio economico, ma soprattutto della valorizzazione di queste feste. Infatti abbiamo fatto una programmazione con le forze degli ex combattenti, con i nonni civici, pensando di ridargli diciamo così, uno sviluppo diverso. Infatti, queste feste non vengono più fatte come gli anni passati, dove con il pullman ci spostavamo e facevamo tappa ad ogni monumento, ma viene certamente dato onore ad ogni monumento, quindi ad ogni ricordo dei nostri caduti con le corone, ma viene diviso il nostro territorio di volta in volta valorizzando un monumento anziché un altro, con il lavoro che le forze degli ex combattenti fanno nelle scuole, perché la cosa importante secondo noi è cercare di coinvolgere le nuove leve, quindi le nuove generazioni, per dare un accenno di quello che è stata la storia del nostro territorio. Quindi cambiando questo tipo di itinerario, vedremo come è successo per esempio il 6 di novembre. Abbiamo deposto le corone su tutti i nostri monumenti, tranne il monumento di Selci, dove andremo invece domenica 13. Possiamo dire che l'amministrazione di San Giustino si conferma molto sensibile a questa tematica? Certamente sì, è la tematica che comunque fa parte della nostra storia, quindi nel ricordo di quello che è stato per costruire il futuro. Coinvolte anche le associazioni? Assolutamente sì, è la nostra forza del territorio, quindi grazie alle associazioni, come spesso devo dire in quanto assessore alla cultura, riusciamo a fare manifestazioni ed eventi, quindi anche questi eventi istituzionali, grazie comunque alla collaborazione delle associazioni culturali.